Bibisi a tutti, io sono Rubaldo e vi do il benvenuto nel mio canale. Sto dedicando la mia passione e conoscenza su questo titolo per rendere la vostra esperienza di gioco ottimale. Nel mio canale e nella sezione dedicata playlist troverete tutti i video guida da me creati per voi. Ma non finisce qui, in descrizione troverete il link di tutti i gruppi dedicati, gestiti da me e dai miei collaboratori. Vi lascio la visione del video e non dimenticatevi di lasciare un bel like di supporto al creatore, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui prossimi video in uscita e quando andrò in live streaming. Buona visione! Ed eccoci qua nuovamente ragazzi per un nuovo video. Oggi parleremo di un argomento ormai che diventerà realtà veramente tra pochi giorni / settimane. Stiamo parlando del venditore leggendario, quindi colui che ci risolverà la vita dei leggendari, insomma, che stanno diventando veramente un problema a trovare effettivamente il leggendario che tutti noi stiamo cercando con le perk perfette. Bene, da quello che ci dice la Bethesda, ci hanno garantito che le armi dei nostri sogni addirittura potranno essere trovate con questo venditore leggendario. Io ci credo poco, ponderiamo sempre bene quello che ci dice la Bethesda. Come ad esempio la sfida impegnativa delle fogne, non è stato così, quindi non sarà così effettivamente al 100% anche il mercante leggendario. Però noi della community di Fallout 76 Italia ci siamo fatti un'idea effettivamente di come potrà essere effettivamente questo mercante leggendario. Ovviamente sono teorie nate ovviamente dagli indizi che ci hanno rilasciato ovviamente ufficiali, è un po' quello che ci siamo invaneggiati noi. Allora, adesso a schermo vi faccio vedere anche che cosa abbiamo pensato. Allora, da questo sondaggio si evince che al 31% potremmo rerollare le perk in maniera randomica con tappi o token. Cosa significa? Vi dico subito quello che intendevamo con questo. Allora, praticamente noi porteremo il nostro pezzo d'armatura, la nostra arma, che potrà essere 2 stelle, ovviamente meglio 3 stelle, pagando dei tappi o pagando in token, che questi token ovviamente è stato espletato questo meccanismo, non si sa bene come potremo ottenerli. Si è pensato che ovviamente questi token funzionino in questo modo, ovvero noi quando andiamo dal mercante possiamo anche vendere i nostri pezzi leggendari e ogni pezzo leggendario in base alla rarità ci verrà rilasciato uno o più token. Al prezzo di questi token, quindi pagando con questi token, potremmo rirollare delle perk della nostra arma. Quindi che adesso abbiamo 3 perk, esplosivo, doppio colpo e un'altra perk a caso. La terza non ci piace, la vogliamo rirollare. Bene, paghiamo un quantitativo di tappio di token e verrà generata una nuova perk randomicamente. Quindi se avremo culo ci uscirà magari qualcosa di meglio, se avremo sfortuna qualcosa di peggio, e dovremmo ripetere il processo all'infinito. La cosa positiva è che potremmo scegliere quali delle 3 perk rirollare. Questa ovviamente è una teoria, quindi magari potrebbe anche non essere così, potrebbe non esistere, oppure potremmo rirollare di nuovo tutte le 3 le perk ma in maniera randomica. In questo caso sarebbe veramente un po' un dito nel culo, perché a questo punto vanificherebbe anche le prime 2 perk che magari ci servivano e diventa veramente impossibile ottenere l'arma perfetta. Al secondo posto, al 28% diciamo dei voti, abbiamo pensato che magari vendendo una leggendaria riceveremo appunto dei token che potremmo utilizzare per modificare le perk randomicamente, che è un po' lo stesso discorso che ci siamo detti poco fa, è esattamente la stessa cosa. Quindi come vedete sono le due opzioni più attendibili e fattibili. Poi abbiamo a pari voti, quindi 18%, abbiamo scambieremo le nostre leggendarie per quelle contenute nel suo inventario. Cosa significa? Che magari ogni giorno, come un po' il refresh dei tappi di tutti i mercanti, anche il mercante leggendario avrà effettivamente delle armi leggendarie che potremmo scambiare con quelle che abbiamo noi. Quindi magari, che ne so, abbiamo un fucile a leva e lui ha un fucile a leva, potremmo scambiarlo, oppure magari anche non dello stesso tipo, quindi un fucile a leva, possiamo prenderci una mitragliatrice. Questo ancora non si sa bene come funzioni, però potrebbe essere una cosa interessante. A parità abbiamo anche vendere leggendari a prezzi più alti rispetto agli altri mercanti e comprare quelle vendute ad altri giocatori. Cosa significa? Che appunto questo mercante, essendo specializzato quindi in queste armi leggendarie,
effettivamente ci darà più tappi alla vendita delle nostre leggendarie. Di conseguenza, una volta vendute, anche gli altri giocatori potranno andare da questo mercante e vedranno le armi che abbiamo venduto. Quindi, se c'è qualcosa che ci interessa, a nostra volta potremmo comprare queste armi. L'ultima, che è la meno votata, al 5%. Potremmo scambiare le nostre leggendarie per una uguale ma con perk randomiche. Quindi praticamente noi andiamo con il nostro fucile a leva 3 perk, glielo diamo e lui in cambio ce ne dà un altro con 3 perk ma delle perk randomiche. Queste diciamo sono solo delle idee e alcune delle idee ovviamente che ci sono venute in mente, ma molte altre insomma ce ne sono venute ma magari non sono così attendibili o fattibili al momento. Vorrei anche sapere cosa ne pensate voi che state guardando questo video di queste che abbiamo proposto e se volete proporre qualcos'altro, se vi siete fatti un'idea che magari a noi ci è sfuggita. Quasi all'80% diciamo sarà qui al Berkel Spring Station e la troverete in mappa esattamente in questo punto. Dovrete andare a Barclay Springs, scendere giù dove finisce, vedete qui in mappa la ferrovia. E niente, troverete esattamente questa zona qua. Ci ho fatto anche un video in merito. Magari vi metto qui in alto sulla destra, nella I bianca che comparirà nell'angolino in alto dello schermo, il video dove parlo meglio del mercante leggendario, dove ci facciamo un tour di questa stazione e vi faccio vedere anche alcune cose interessanti dove si intravede già il mercante, non quello fisico ovviamente, ma il bancone con tutta la roba e le varie casse. Quindi magari andateci a dare un occhio. Per questo video è veramente tutto, ragazzi. Come sempre, vi invito a lasciare un bel pollicione lì su per ovviamente supportare questi video, condividerlo con i vostri amici. E mi raccomando, iscrivetevi anche attivando la campanellina, così rimarrete aggiornati sui prossimi video in uscita e live streaming. Io vi saluto, per questo era tutto. Un saluto da Rubaldi, alla prossima. Ciao!